Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con il calcio e con la Lucchese che ha ripreso la preparazione. Domenica i rossoneri giocheranno in trasferta a Piacenza sul campo del Pro Piacenza. Intanto però possiamo tornare alla gara al derby con il Prato che ha messo in evidenza ancora una volta un ottimo Mirko Bruccini. Quando vedi un gol così ti spelli le mani anche se si tratta del punto del 3-0 e la partita è ormai saldamente archiviata. Quando a realizzare una rete del genere Mirko Bruccini allora non ti meravigli più di tanto, sapendo e conoscendo le doti tecniche del trentenne centrocampista spezzino alla prima stagione in rossonero. A fine partita il Brucci commenta così la sua perla, la seconda stagionale, dopo quella rifilata all'Arezzo qualche settimana fa. Ah beh sì, sicuramente è stato un bel gol, dai, niente, fa... È andata bene, dai, abbiamo disputato una gara penso quasi perfetta, lasciando in particolar modo il primo tempo dove ci siamo un po' abbassati, abbiamo un po' sofferto la loro pressione, però penso che per il resto abbiamo gestito la gara in maniera tranquilla, ecco. Dopo i due gol di Francesco abbiamo gestito la partita un po' con più di tranquillità, ecco. Al di là della sua bellissima rete, è stata la prova di Bruccini nel suo complesso a convincere da equilibratore del centrocampo e della manovra della Lucchese. Nell'ultima mezz'ora ha giocato avanzato sul settore di sinistra. La squadra di Calderisi ha sopperito alle numerose assenze, dimostrando di avere anche buone alternative, vedi Merlonghi. Insomma, si può guardare al futuro con sufficiente ottimismo. No, infatti anche in settimana ne abbiamo parlato anche con i ragazzi e l'ho detto anche in settimana, questa squadra secondo me ha grosse potenzialità. Se disputiamo le gare con questa intensità, con questo impegno, credo che faremo un grosso campionato e penso che i playoff siano alla nostra portata. Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica sul campo del Pro Piacenza. Calderisi dovrà valutare le condizioni fisiche dei vari terrani, Florio, Longobardi e Dermacu, quest'ultimo uscito malconcio dalla sfida con i Lanieri. Sicuramente Otto Mingazzini, ma Nolè e il debuttante Gargiulo danno garanzie e consentiranno al Minga di recuperare con calma. Pro Piacenza Lucchese, che si giocherà, vi ricordo, domenica alle ore 18:30, sarà diretta da Edward Pasciucu di Albano Laziale. Assistenti Andrea Zaninetti di Voghera e Davide Moro di Schio. Abbiamo anche gli squalificati del girone A di Lega Pro, 4 giornate a Sirri dell'Arezzo, 3 a Moscardelli, sempre dell'Arezzo, 2 a Falivena del Tutto Cuoio, una giornata a Mancosu, Lupa Roma, Proietti Racing Club Roma e Foglio della Carrarese. Ammende 1000 euro all'Arezzo, ricordiamo che nella Lucchese rimane in diffida Ciro Capuano. Cristian Amoroso è il nuovo allenatore del Givi Borga. Una settimana dall'esonero di Simone Marmorini, la società del presidente Nieri ha scelto il tecnico chiamato a risollevare la squadra scivolata in piena zona retrocessione. Amoroso debutterà domani in Coppa Italia a Montecatini e domenica in campionato nella gara interna con la Lavagnese che si giocherà al Bui di San Giuliano Terme. Dicevamo, domani dunque turno di Coppa Italia della Lega Nazionale Dilettanti, si giocano i 16esimi di finale, gare ad eliminazione diretta, al 90esimo in caso di parità subito i calci di rigore. Sono 2 le squadre della provincia impegnate, il Viareggio che appunto ospiterà Alpini l'Unione Sanremo e il Givi Borgo, come già detto in precedenza, di scena al Mariotti di Montecatini Terme. Parliamo di rugby, bella prova del rugby Lucca di mister Giovannico che riscatta la sconfitta contro gli emergenti Cecina e va ad imporsi su un campo difficile. Nella seconda uscita stagionale, Rugby Lucca conquista un'importante vittoria imponendosi sugli Etruschi Livorno con il punteggio di 24-5. E siamo al basket perché a proposito di vittoria spicca sicuramente quella bellissima ottenuta dal Gesam Lemura di Coach Diamanti sul difficilissimo campo del Ragusa. Con un match a tutto grinta e cuore, la Gesam Lemura Lucca porta a casa una vittoria meritatissima nella super sfida di giornata ai danni della Passa l'Acqua Ragusa con il punteggio di 62-46. Una gara che ha evidenziato la grande forza di un gruppo che non si è mai perso d'animo nemmeno dopo l'uscita per infortunio, brutta botta allo zigomo di Kyla Pedersen, dopo soli 10 minuti e che senza paura ha lottato su tutti i palloni con un secondo tempo stellare contro un top team del campionato. Le siciliane puntano infatti a contrastare il formidabile Schio e Venezia nella corsa allo scudetto. L'inizio è tutto biancorosso, Lucca gioca bene, costruisce e segna, Voita su tutte, mentre le locali si aggrappano ai punti di Vanlio e Gorini per un quarto che finisce in parità, 17 pari.
Pedersen, colpita ad uno zigomo, resterà fuori fino alla fine, ma Lucca non molla. Ragusa prova a scappare portandosi sul più 5. A metà le siciliane sono avanti 25-23. Le Mura non molla nella ripresa perché in gioco ex di turno e Dotto ribaltano lo score e Jesam si porta sul 31-27. Consolini accorcia ma le biancorosse spingono sull'acceleratore 45-33 al trentesimo. Nell'ultima frazione si assiste ad una grande battaglia con Ragusa che prova a ritornare sotto, arriva a meno 5. Voita e Armon non ci stanno, 55-46, Podotto esce per falli, alla fine 62-46. Lucca espugna il Palaminardi per la prima volta in campionato. Prossima sfida domenica 30 sul parquet del neopromosso Broni. Le Mura vuol vincere per non perdere contatto dal terzetto di testa formato da Schio Venezia e San Martino di Lupari. La scherma, lo staff tecnico della Puliti Lucca sperava in qualche buon risultato degli sciabolatori all'interregionale che si è svolto nei giorni scorsi al Palatagliate, ma è stato un trionfo. Benedetta Fambrini, atleta di punta, non ha mancato le aspettative, ha vinto la gara delle allieve, battendo in finale la livornese Monaldi 15-12. In tre poi della Puliti hanno conquistato la medaglia d'argento Lidia Radoi, Zaccaria Vincenzi e Giacomo Gnec. Torna l'annuale appuntamento con Pedala per Telethon. Per il 16° anno consecutivo il gruppo sportivo Pedale Pietrasantino e la Wildm sezione Versilia Andrea Pierotti organizzano Pedala per Telethon. La manifestazione prenderà via domenica 30 ottobre da Piazza Statuto a Pietrasanta alle 9.15, percorrerà 27 km, percorso breve, oppure 49 km, che è il percorso più lungo. E a proposito di ciclismo, chiudiamo ricordando a 22 anni dalla sua scomparsa Michela Fanini. Domani, mercoledì 26 ottobre, venerdì 28 ottobre, verrà ricordata questa grande e indimenticabile campionessa, morta appunto il 26 ottobre del 1994, quindi esattamente 22 anni fa. Campionessa di ciclismo, scomparsa in seguito ad un tragico incidente stradale quando aveva appena compiuto 21 anni. Aveva vinto il Giro d'Italia, qui la vediamo all'epoca con patron Brunello, con suo papà appunto. La prima cerimonia si svolgerà mercoledì 26, domattina alle 7.30 al Santuario di Montenero di Livorno, la seconda venerdì 28 alle ore 18 nella chiesa di Segromigno in Piano. Ricordiamo che a Michele è intitolato l'omonimo Giro della Toscana e che prossimamente anche l'amministrazione di Lucca, come ha ribadito il sindaco Tambellini, omaggerà Michela Fanini intitolando a lei una pista ciclabile. Bene, con il ricordo di Michela Fanini si chiude anche la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, TG prosegue con la terza ed ultima parte. A tutti voi la più cordiale buonasera.